that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion. Just my kind of. Benvenuti sul canale YouTube ufficiale di Autocentri Balduina. Prima però di vedere il nuovo video di oggi, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella così per non perdere nessun nuovo video. Le dimensioni dell'Audi SQ8 riflettono un equilibrio accurato tra eleganza, spaziosità e dinamismo. Con una lunghezza di 495 cm, il veicolo offre una presenza stradale imponente, contribuendo a stabilire anche una presenza visiva notevole sulla strada. Questa lunghezza generosa fornisce anche ampi spazi nell'abitacolo, garantendo comfort sia per il conducente che per i passeggeri. La lunghezza di 210 cm invece aggiunge ulteriore stabilità al veicolo, migliorando la maneggevolezza e la tenuta di strada. Questa larghezza fornisce molti preziosi centimetri a bagagli e passeggeri, consentendo una distribuzione ottimale degli spazi interni e offrendo una sensazione di spaziosità per tutti gli occupanti. L'altezza di 1,71 m invece contribuisce alla silhouette dinamica dell'Audi SQ8, conferendo al veicolo un aspetto sportivo senza compromettere la sua eleganza complessiva. Questa altezza moderata contribuisce anche a una maggiore efficienza aerodinamica, migliorando le prestazioni e la gestione del carburante. Poi c'è il passo lungo 299 cm che sottolinea l'impegno nella creazione di spazi interni generosi. Un passo più lungo non solo infatti migliora la stabilità su strada, ma fornisce anche un'ottimale distribuzione dei pesi, migliorando la maneggevolezza e la risposta della guida. La SQ8 TFSI, rispetto alle versioni meno sportive, si distingue esteticamente per lo spoiler anteriore ridisegnato, il single frame ottagonale corredato dalla massiccia cornice in argento opaco, dalle calotte di retrovisori laterali e le cornici delle prese d'aria in look alluminio, oltre che per le protezioni sottoscocca e l'istrattore specifico. Il suo V8 4000 TSI eroga 507 cavalli e 770 Nm di coppia massima per assicurare uno scatto da 0 a 100 km orari di 4,1 secondi, con un passaggio da 80 a 120 km orari che viene coperto in appena 3,8 secondi. Come di consueto, la velocità massima invece è limitata elettronicamente a 250 km orari. Se vi è piaciuto questo nuovo video, beh, allora mettete un bel pollice su, commentate, seguite tutte le nostre pagine social, trovate tutti i link per farlo nella descrizione qui sotto. E poi non dimenticate di venirci a trovare nelle nostre sedi, in tutte le nostre concessionarie, per toccare con mano tutti i nuovi modelli. A presto!